festa del cibo e della dieta mediterranea oggi all'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara, dove si è inaugurata la Cittadella del Buon Cibo. L'iniziativa è legata a un ampio progetto di educazione alimentare promosso in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, l'assessorato regionale all'agricoltura e la locale Proloco. Il tema dell'alimentazione, o meglio della cattiva alimentazione e degli abusi alimentari, è un tema che interessa il mondo. Quindi l'ASP di Agrigento, in particolare l'assessorato regionale, hanno sviluppato numerosi programmi sull'alimentazione. Uno è il FED, che si occupa proprio di incrementare la dieta mediterranea, perché un bambino in sovrappeso obeso è destinato ad essere un adulto obeso, con tutti i problemi cardiovascolari, con la possibilità di sviluppare un diabete di secondo tipo, quindi con tutte le problematiche connesse appunto ad una cattiva alimentazione. Quindi naturalmente questo si associa anche a corretti stili di vita. Come mangiano i nostri bambini? Allora, dalle indagini è risultato che i bambini mangiano quello che gli propone la pubblicità. I genitori devono fare uno sforzo e quindi non abdicare al loro ruolo, dare le regole, la mattina cercare di fargli fare la colazione e fargli andare a scuola con una frutta e un po' di pane oppure uno yogurt. Noi abbiamo usato in questa progettualità una metodologia di tipo esperienziale di ricerca, abbiamo cercato di, tramite l'analisi sensoriale, di fargli conoscere i prodotti del nostro territorio in maniera che nella loro memoria olfattiva e gustativa rimanessero impresse appunto quelle che sono le bontà del nostro territorio. È un progetto che fa riferimento alla formazione, educazione e dieta, si chiama La Buona Vita perché il buon cibo, la buona alimentazione è il preludio di una buona vita presente e futura. E quindi è un progetto di collaborazione tra Assessorato Agricoltura, cioè l'ente che si occupa della produzione del cibo e della preparazione del cibo, anche della ricerca delle pietanze, delle diete, eccetera, eccetera. Collegamento col territorio, vero e concreto. Molti ragazzi non sapevano dell'esistenza delle risorse che sono presenti sul nostro territorio. La Proloco ha svolto delle lezioni, ho fatto degli incontri con delle classi e abbiamo parlato delle realtà legate alle aziende agricole, dei prodotti e di quelli che possono essere i benefici in termini di ambiente, in termini di costruzione dei saperi, perché abbiamo dato un contributo a rafforzare quello che è la programmazione didattica con il vissuto quotidiano. Il progetto ha interessato gli alunni delle terze classi, che hanno così avuto modo di conoscere i prodotti della nostra terra che quotidianamente giungono sulle tavole di tutti i siciliani e non solo. Abbiamo aderito a due progetti di educazione alimentare proposti dall'assessorato regionale e dal servizio sanitario agrigentino. Si tratta della Buona Vita, che è un progetto triennale, e un progetto di educazione alimentare la piramide alimentare agrigentina. Ha visto il coinvolgimento di tutta la scuola, compresi i genitori, i nonni, in modo da far consentire ai nostri alunni di acquisire quelle competenze in sana alimentazione che dureranno poi per tutta la vita. C'è stato un coinvolgimento di tutti i docenti delle classi terze e quarte attraverso la interdisciplinarietà, in modo tale che i ragazzini possano effettivamente acquisire le competenze chiave e spendibili nella società. Gli insegnanti delle classi, oggi coinvolgendo genitori e nonni, hanno dato inizio a questa bellissima manifestazione, che poi viene organizzata da tutta la scuola, dai collaboratori all'ultimo degli insegnanti. Questo è normale nella nostra scuola, perché sono loro i veri protagonisti di questo istituto comprensivo Gaetano Guarino, che oggi festeggia l'alimentazione, un mangiare bene per crescere sano. Per l'occasione, sul retro dell'istituto diretto dalla preside Maria Todaro, è stato anche preparato un giardino degli odori realizzato dai nonni degli alunni, che sono stati sapientemente coordinati dai signori Nello Butticè e Gaspare Vella. L'iniziativa odierna assume una duplice importanza, poiché non solo educa i ragazzi a una corretta alimentazione, ma incentiva anche al consumo di prodotti genuini che solo la terra di Sicilia è in grado di offrire.